Ciao a tutti ragazzi, io sono Damian, oggi siamo di nuovo qua su Minecraft Italia. Nell'episodio 19 siamo appunto qui sulla nostra torre che abbiamo costruito nello scorso episodio. Spero vi sia piaciuto perché quel video non l'ho ancora caricato, purtroppo deve caricarsi tipo fra un'oretta, però ho tempo ora di registrare, quindi mi metto a registrare ora. Qui abbiamo ancora i nostri tre cani che dobbiamo ancora metterli a posto in qualche cuccia, perché ovviamente qui abbiamo spostato tutto. Comunque vi faccio vedere un po' il risultato. Ho decorato ancora un po' questa zona, ho messo le liane, delle foglie, e penso sia diventata anche una torre un pochetto carina, diciamo. E sono andato anche là dietro l'altra volta, su un albero tipo. Ho fatto il giro di qua, sono andato su un albero e ho visto che è abbastanza carina comunque la questa torre. E diciamo mi piace abbastanza come è rimasta. Ora ve la faccio anche vedere un po' da lontano appunto, così almeno potete anche vederla voi per bene. Secondo me ci sta. Potevo magari farla più alta? Di sicuro, forse dovevo farla più alta. Però ora l'ho fatta in questo modo e mi piace così, quindi la tengo. Comunque, oggi andremo a costruire una costruzione che ci serve un sacco, ovvero un allevamento. Perché io di andare avanti solo a pane praticamente non ho più voglia. Ed è anche un cibo piuttosto costoso da fare, che non sazia nemmeno così tanto, perché ti dà 2 cosciotte e mezza, quasi 3 a volte. E quindi con un campo di grano molto spesso non riusciamo ad andare avanti. Qua costruiremo il nostro primo allevamento. Non so ancora se metterci mucche oppure maiali, però di sicuro voglio il tipo di carne tra mucche e maiali, che quindi mi dà tipo 4 cosciotte se non erro. E almeno siamo a posto, ecco, così non dobbiamo farci troppi problemi per avere del cibo. Quindi adesso ci prendiamo un po' di materiali. Non so bene quanto mi serva per tutta la roba, però ora proviamo appunto a prima di tutto mettere a posto un po' l'inventario, perché sennò arriviamo lì con l'inventario pieno e non riusciamo a far nulla. Però appunto andiamo lì con l'intento di creare una cosa abbastanza carina, spero. Allora, gli slab, che fortuna, ne ho un sacco. Ok, e anche questo mi serve, perfetto, perfetto, ci prendiamo tutto e andiamo. Ok, allora, qui ho creato anche una scaletta, così da arrivare subito in casa. È stracomodo, infatti quando ho scavato qua sotto pensavo di arrivare in una zona un po', diciamo, non proprio lì, che era praticamente al centro. Ok, pensavo di arrivare tipo qui in mezzo, e invece proprio lì, è stato un culo assurdo. Comunque, ora ci mettiamo a costruire sta costruzione qui, che dovrebbe essere carina, diciamo. Non lo so, l'ho provata solo su un foglio, non ho testato nulla proprio in Minecraft, perché lo sapete, a me piace più disegnare che provarle così in Minecraft, perché secondo me su un semplice foglietto di carta a quadretti riesci proprio a capire bene quello che vuoi fare. E non so, provateci anche voi qualche volta, potrete rimanere anche abbastanza sorpresi magari di un'eventuale costruzione fighissima che non ci avreste mai pensato farla così in Minecraft, invece dal foglietto riuscite. Comunque qui dobbiamo alzarci di 5, dobbiamo creare questi pilastri qua. Spero che il legno mi basti, così non devo andarlo a prendere, perché sinceramente già potete sentire dalla mia voce che non sono ben messo. Tipo, sono arrivato alle 5 di mattina e ora sono le 8, perché i miei sono già andati via, e io registro sempre quando non ce ne sono in casa, quindi devo sempre approfittare di tutti i momenti che ho casa libera per registrare appunto. E niente, ci siamo messi qua a registrare Minecraft, però ho sta voce qua da trans congolese, e quindi è un po' brutto, ecco, cioè è un po' brutto. Ok, perfetto, questa sarà la nostra struttura, ok? Praticamente adesso dovremmo cominciare a decorare tutto l'esterno, e dovremmo appunto metterci un po' a posto con le cose. Ok. Ok, dovrebbe essere a posto. Ottimo, ottimo. Perfetto, questo non mi ricordo se l'avevo fatto più alto nel foglietto. Meglio guardare. Sì, ok, l'avevo fatto qua.
mi pare. Non so, non disegno benissimo. Comunque, ci mettiamo anche questo. No, allora l'avevo fatto più alto. Lo mettiamo tipo qua, magari. Ok. Non lo so, non mi ricordo. Comunque adesso mettiamoci a far prima sto pezzo qui, dove ci staranno praticamente tutti gli animali che metteremo, appunto. Allora, sta arrivando notte, quindi direi di andare a dormire, perché sinceramente non voglio farvi vedere una cosa molto scura. È bellissima, sta shaders di notte. Aspettiamo ancora un attimo, così almeno vedete di notte com'è. Però ha degli effetti fantastici di notte, solo che non si vede un cazzo praticamente. Ok, sta per arrivare la notte, quindi lì sopra il coso si è acceso. Riusciamo appunto a vedere quel lampione lì che avevo messo lì sotto. L'ho messo là sopra, così almeno è più figo. E è fighissimo. Oddio, ah, mi pensavo fosse uno scheletro, invece era il mio telefono. Comunque, andiamo solo a dormire e mi preparo ancora due cosette, così almeno arrivo lì senza craftare mille robe e ci sentiamo appunto fra pochissimo. Comunque ho messo il letto da sta parte, così almeno vedo tutta la vallata, che è una figata. Ok, mi sono craftato allora degli slab, delle scale, perché ci serviranno altre fence, altri cancelletti, così almeno possiamo andarci a far di tutto. Ok, ho messo sto cancelletto qua perché è tipo la cosa più utile del mondo. Comunque qui ho visto bene il foglietto, mi sono sbagliato. Ok. Partiamo subito bene con le nostre costruzioni. Come sempre, ovviamente mi dimentico come si fanno le cose. Però hey, sono dettagli. Comunque, dobbiamo farci delle scale. Ok, però in legno questa volta. Mi sono dimenticato le scale in legno. Bene, molto bene. Allora, ci mettiamo una crafting table qua, così ci facciamo le scalette. Non so se servono solo queste scalette. Boh, non mi ricordo. Comunque, perfetto. Sì, ok, ci siamo. Adesso dobbiamo creare questo muro qui, dove useremo solo le scale in questo modo. Non so che effetto darà. Voglio provarlo, appunto. Però confido appunto che possa diventare una cosa abbastanza carina e non faccia schifo, ecco, questo è l'importante. Come faccio a metterlo adesso però? Devo metterlo al contrario, perfetto, devo scendere. Ottimo, ok, ci siamo. Allora, facciamo così. Ok, perfetto, ok. Pensavo mi stesse squillando il telefono, però devo cominciare a tenere spento il telefono durante le registrazioni, cioè proprio spento. Io di solito lo tengo sempre con un po' di vibrazione. No, proprio devo tenerlo spento, così almeno nessuno mi rompe le scatole. E ci siamo. Ok, allora adesso dobbiamo fare ancora ok, sì, devo far così. Tac. Poi questo qua e questo qua. No, ho sbagliato. Facciamo una cosa, va, facciamo così. E poi ti metto questo, porco, questo qua. Ma che cazzo? No, allora, aspettate, ci sono. Ah no, l'avevo messo giusto questo. Quindi questo va lì e queste cose vanno. Dio santo. Io devo smettere di bestemmiare, però, giocando a Minecraft, perché è un po' da degenero sta cosa. Comunque, dobbiamo ancora salire di un paio di blocchi, quindi mettiti lì per favore. Scaletta magica. Ok, ci siamo. E qui dobbiamo già creare il piano. Ho sbagliato. Il piano, dicevo. Eccolo qua, il piano. Ottimo, ottimo, ottimo. Molti sono rimasti sorpresi dal fatto che io suoni il pianoforte. Ebbene sì ragazzi, io sono il pianoforte. Attenzione, vi ho stupiti con sto coso, eh. Troppo forte, sono troppo forte. Ma me lo dicono tutti che sono troppo forte, però è così. È così. Qualcuno di forte ci deve essere, a volte. Comunque, qui ho sbagliato a mettere le scale. Devo metterle in questo blocco qua, perché sennò viene male. Ok, ho finito la piattaforma qua sopra. Ho fatto questa scaletta, diciamo, al contrario, così si crea un po', non so, un effetto strano. E adesso dobbiamo creare appunto con queste scalette ancora questi bordi. Non so se usare tanto la cobblestone, perché è un blocco che sinceramente nelle costruzioni tenerlo sui muri non è che mi ispiri moltissimo. Però a volte bisogna usarla la cobblestone.
soprattutto in un bioma del genere che è molto, diciamo, brizzolato, diciamo, ecco, non so se è l'aggettivo giusto, però brizzolato sarà la parola del giorno, hashtag brizzolato. Ok, perché se ci pensate, come si chiama la... l'erba lì scura, che però non diventa più erba, diciamo. Ora di sicuro sto commento li starà facendo cagare, perché io mi sono appena svegliato, ok? Non so cosa costruire, perché qui dal foglietto non si capisce un cazzo. E sono qua che cerco di spiegarvi delle cose, ma non ci riesco, proprio non ci riesco, quindi... non so quanto possa essere decente sto commentary, però mi scuso appunto. Però avete scelto voi di non fare troppi tagli, quindi non posso nemmeno tagliare tanto le cazzate che dico. Dovete assorbirvele tutte, purtroppo, per voi. Comunque, appunto, dobbiamo finire qui e poi ci mettiamo a fare il tetto di lì, che è la cosa tipo abbastanza importante anche, quindi ci sta, bordello. E dobbiamo mettere questo. Vi consiglio anche a voi un sacco di fare l'alternanza di questi, perché è bellissimo. Cioè, qui ci fossero troppi pali, diciamo, che si conficcano al terreno, sarebbe troppo, come dire, brutto, ecco, diciamo così. Ok, allora adesso devo fare una cosa di questo tipo. Qui c'è il primo blocco, quindi devo fare qua. Sì, devo farlo qua, un blocco qui, e un altro, facciamolo di qua già, così almeno vediamo un po' come fare, perché ho fatto un disegnino, e dal disegnino è rimasto abbastanza carino, diciamo. Ok, allora, in teoria era in questo modo. Allora, facciamo una cosa, tac, ok. Ok, ci siamo, molto bene. Qui mettiamo anche questo blocco qua, tac, facciamo il giro, e tac, ottimo, 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 ottimo. No, questo dobbiamo distruggerlo, e stessa cosa vale per quello, quindi saliamo un attimo qua sopra e ci facciamo questo tetto che sinceramente mi piace abbastanza, perché dà un tocco abbastanza carino e piatto alla costruzione, che... c'è il contrasto piatto qua e un po' di altezza qui. E anche queste cose, diciamo, nelle costruzioni aiutano. Ecco, io avevo sbagliato qua. Ottimo, quindi devo toglierlo questo. Metto questo qua. Facciamo ancora il continuo di questo. Poi da qui dobbiamo mettere un log intero che va e parte. E lascialo andare. Parte, parte, lui parte. E si va e si arriva. E facciamo ancora così. E appunto il tetto è praticamente finito. È solo questo. Però mi piace come effetto, diciamo. E voi vi starete chiedendo: ma che cazzo di effetto? Cioè, di cosa stai parlando? E non lo so, però mi piace. Ok, allora, sto video sta degenerando comunque. Non so come verrà il commentary, ma non lo so. Una cosa un pochetto scena. Allora, ci mettiamo un attimo questo. Almeno riusciamo ancora a farci un po' di luce. E dobbiamo creare la stessa cosa che abbiamo fatto di là. Quindi dobbiamo fare una cosa di questo tipo, con qua che gira attorno. E la stessa cosa qui in fondo ci sta. Ok, perfetto. E qui ovviamente dobbiamo continuare fin lì. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi questo praticamente è finito. Sì, è finito. Quindi non so, a me piace. Qua sotto devo ancora mettere tipo un archetto un po' fatto meglio, però secondo me ci può stare, ecco. Allora andiamo a dormire ancora una volta e proviamo a finirla, però non penso di finirla in questo episodio, perché ho parlato un po' troppo e ho costruito un po' troppo poco, e quindi non so se riuscirò a finirla appunto in questo video. Ok, fatta anche l'entrata qui, ora dobbiamo solo più completare questi pezzi. Ok, qui l'avevo già fatto. Qui dovrò mettere dei bottoni in legno. Ora proviamo ad andare a fare il tetto, però mi servirà più legna, penso. Prendiamoci un attimo la crafting table, così non devo venire giù se devo craftare qualcosa. E di sicuro dovrò craftare qualcosa, quindi sì, mi serve la crafting table. Qua devo, ma devo proprio fare così. Allora, levati due secondi, tu. Ok, anche tu e anche tu. Perché devo usare questi e fare questa cosa qua.
Ottimo, 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 ottimo. Stessa cosa come sempre, bisogna usare le fence in sto modo. Ce la faccio, ok. Le fence in sto modo, almeno si riesce a fare una cosa di carino. Ok, qui a posto. Dobbiamo farci, appunto, altre fence. Che mi confondo sempre che con i gate, appunto. Non mi ricordo mai con cosa si fanno. Però mi sembra così. Ok, perfetto, ci siamo. Facciamocene 6, perché intanto ce ne servono solo 6. Massimo, vero? Sì, massimo. E qui dobbiamo tirare ancora su di uno tutti i pilastri. E poi semplicemente facciamo il tetto. No, stavo scherzando. Qui cosa sto facendo? Ma sono stupido qua. Ok, dovevo alzarlo solo di qua. Ok. E niente, dobbiamo farci il tetto, che sarà una cosa veramente molto semplice. Facciamo sta cosa per adesso. Facciamocene ancora altri, va. Perché sennò qui di sicuro me ne serviranno tanti. Ok. Perfetto. Un tetto moltissimo, moltissimo proprio semplice. Che... tanto albero io ti ucciderò. E boh, niente, ti ammazzerò. Comunque facciamo solo una cosa di questo tipo. Allora facciamo così. 2. Ok. 1 più in a... sì, facciamo così, ok, perfetto. Ci siamo, ci siamo. Tac, abbiamo già finito i cosi. Ma che... ah no, stavo scherzando. Ok. Facciamo così. Cioè, come avete visto, è una costruzione molto semplice, ma secondo me è abbastanza carina. Non so, fatemi sapere qua sotto nei commenti come vi sembra. Cioè, io devo ancora sapere i vostri commenti riguardo a quello, però... oh, ehi, sti cazzi. Va bene, va bene. Ci sta. Best YouTuber ever. E poi mi domando perché ho solo 6700 iscritti. Perché magari faccio schifo. Ok, allora, in teoria abbiamo finito sta cosa. Andiamo a vedere il risultato da sotto. Qui dobbiamo mettere un po' di torce, quindi facciamo così e facciamo in questo modo. Qui, perfetto. Ok, scendiamo, mettiamolo un attimo qua. Poi, qui, qui. Ok, praticamente questa sarà la costruzione finale, diciamo. Devo ancora mettere i bottoni lì perché daranno un po' di dettaglio. Qui non so come fare le finestre, sinceramente. Metterò altre fence probabilmente, perché del vetro in una costruzione del genere secondo me non ci sta moltissimo bene. Qua sotto finirò tutto per bene. Metterò anche o mucche o maiali dentro. Qua come pavimento ci metterò l'erba che non diventa erba, ecco, come vi avevo già detto prima. Qui non lo so, farò tipo magari una continuazione di questo. E secondo me ci può stare anche. Sì, ci può stare anche. E niente, appunto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci sentiamo su Telegram, perché c'è il canale e il gruppo. Poi su Instagram c'è sempre il mio profilo in descrizione, come anche Facebook. E niente, noi ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti! We'll be right back.